chiamo Davide Sironi, classe 1987 e il mio lavoro è guidare le macchine più incredibili della storia. Mi sono dovuto inventare un mestiere da zero, è stata dura, ma oggi sto realizzando i miei sogni una sgommata dopo l'altra. Quello che in assoluto mi dà più gusto però è dare una seconda opportunità a macchine su cui nessuno scommetterebbe un centesimo e renderle cattivissime. Mi piace prenderle dal pollaio e portarle in pista, che sia veramente un pollaio, una stalla, un fienile o semplicemente uno stato di abbandono, poco importa. In ogni progetto coinvolgo le migliori officine d'Italia e mettiamo a terra macchine da paura. Questo è Dal Pollaio alla Pista. Ce la famo, perché ha detto che io so io che so quello difettoso. Leggero non è. Dai, mio posto commuove quando cominciamo ad attaccare qualcosa a sta macchina. Alzo, ok. Adesso rimettiamo le staffe, okay. Che c'è stava prima, ci arriva pure adesso. Pare che va bene, dai. Ok. Va bene, abbiamo un'altra cosa. Aspetta, intanto reggilo. Male, male, male. Poggia. Ok. Prendi quello, io porto i bolloni. Eccoli qua. Allora, così ci stiamo. Vanno solo accostati, capito? Questo è proprio il capettolo, così. Dai, nei gironi questo BMW. Solo a vederlo fa paura. Davide, allora, che ti sembra? Beh, è abbastanza incredibile. Non che avessi dubbi, però stavolta era veramente, veramente complicato. Non abbiamo usato gli stessi tessuti perché erano veramente in condizioni pessime, però abbiamo recuperato tutto quello che è la parte in pelle. Okay. Questa qui l'abbiamo recuperata, va rifinita, però è totalmente recuperata. Per il resto abbiamo usato delle fedelissime riproduzioni e adattate al sedile. Naturalmente abbiamo dovuto rivisitare l'imbottitura. Questa non è una spugna, è proprio la vecchia imbottitura tipo in paglia, tra virgolette. Sì. Come vedi anche questi posteriori erano fatti col guscio in resina. Mm-hmm. Abbiamo chiuso tutto per pulizia e quant'altro. Siamo riusciti a recuperarli totalmente. Sembrano comprati. Poi Cristian si è occupato anche di ripulire tutte quelle che erano le parti cromate. Pure questa è una bella follia. Sì. Viste com'erano, mamma mia. Manca qualche dettaglio, manca una maniglietta dall'altra parte qui che stiamo cercando. I lacci vanno un attimo rivisti, questo è tutto un meccanismo interno che è totalmente meccanico come era una volta e come piace a noi, quindi di elettronico non c'è nulla. E poi naturalmente vanno posizionati in macchina e va capito un attimino come ricostruire il resto. Sì, il resto che sarà la parte peggiore, però già questi mi fanno sperare bene. Sì, sì.
Tra l'altro era un po' che non li vedevo gli interni, ma mi ricordo benissimo. Cioè. Ce li portati in alcune buste della spazzatura. Sì, decisamente, proprio buste della spazzatura. Abbiamo preso un sacco d'acqua. E sole, acqua, tutto. Sì, naturalmente vanno ancora rifiniti e ripuliti. No, no, già questi sono lusso sfrenato, ma pure le cromature. Bellissime, sì. Sembrano nuove. Questo però ci teniamo a dirti che non sono stati ricromati, bensì sono stati puliti, vanno ancora rifiniti perché ci stiamo lavorando vicino. Ma lucidati, ma non è stata fatta nessuna ricromatura. È un restauro sempre conservativo. Bellissimo. Qui va ancora rifinita la pelle è quella ancora originale dell'epoca. Tra l'altro assurdo anche questo, sì, bellissimo. Sì, sì, sì. Qua sarebbe stato molto più facile risellarli tutti con una bella pelle. Sì. Tra l'altro sicuramente. Forse anche più carini, però lo sfidone qui era proprio rifare questi interni strani esatto. Dell'epoca che... La sfida era proprio quella. Tra l'altro era venduta spessissimo con questo colore qui, quindi erano tutte grigie, come la mia. E gli interni erano tutti così, pochissimi ce l'avevano in pelle. Che erano belli. Come no? Però molto più tipica così. Per una volta facciamo i bravi, facciamo le cose. Esatto. Poi tu devi immaginare con il bracciolo al centro. Sì. Il bracciolo va totalmente ricostruito. Adesso una volta che li mettiamo su in macchina, poi vediamo come fare il puzzle di tutti i pezzi mancanti. Va bene. Dai, allora buon lavoro. Grazie. Grazie. Noi continuiamo. Aspetta così. Dove c'è sto spazio? Va. Stringiamo questo qua. Mi raccomando il centreggio. Finalmente oggi siamo riusciti a mettere sul motore della BMW. Ci è voluto un bel po'. Bello. Bello. Ci sta benissimo, il motore è veramente bello. Speriamo che vada anche forte come sembra che dovrà andare. Cavalli previsti? Secondo me circa 300. Quanti? 100 cavalli litro. Io spero che abbia ragione, ma il mio pensiero è che arriveremo un po' più bassi. Io dico 280. Io dico 280. Secondo me ce l'hai. Da 250 in su io sono contento, quindi 250, 260, tutta vittoria dopo. Siamo riusciti a montare adesso che c'è la culla, con tutto il motore e anche gli ammortizzatori anteriori che ci ha fatto Scalenghe, regolabili, che vi ricordo non erano così in partenza. Li ha resi lui regolabili a ghiere. Quindi possiamo regolarci l'altezza, non possiamo regolarla dietro. Io l'unica cosa che vorrei togliermi la curiosità è di metterla sulle ruote per capire l'altezza degli ammortizzatori, se sono giuste, se no bisogna farle rifare, quindi. Va bene, grazie. L'abbiamo messa a terra sul posteriore e abbiamo visto che è molto alta. Ci siamo messi dentro in 5, in 6 per creare il peso che la macchina avrà con vetri interni, portiere e cofani montati e l'altezza si è messa giù giusta. Ammazza, tu sei un finto magro sei allora. Non è largo, è lungo, perciò. No, così va bene. Così, no. Così va bene. Speriamo di non doverci rimettere mano sulle altezze, mentre la larghezza dei cerchi Maxilite e delle gomme è quella giusta. Anche lì siamo andati ad occhio, quindi almeno quello bene, buona la prima. È una cosetta strafiga. Una delle parti più belle di questa costruzione, di questa macchina, è lo scarico, Super Sprint. Questo qua perché passa dietro al differenziale, ecco che c'è il posto. Siamo stati fortunatissimi perché pochi mesi prima che io prendessi questa 3000 CSI a Super Sprint era arrivata una commessa dalla Germania, da un preparatore tedesco che ha chiesto uno scarico espressamente per la 3000 CSI, che è stata una fortuna vera perché non era previsto questo scarico dal listino, adesso sì. Quindi io mi sono avvalso delle spese che ha fatto questo preparatore prima di me, quindi a me lo scarico è venuto semplice. Bellissimo.
monta perfettamente, abbiamo tutte le sue cravattine, tutti i suoi serraggi con tutti i suoi bulloni anticalore, bellissimo, quindi l'abbiamo soltanto appoggiato perché manca la trasmissione. Ho mandato anche l'albero di trasmissione ad equilibrare, abbiamo dovuto cambiare le crociere, l'avevo comprato in Germania ma costavano molto poco e la cosa mi preoccupava e infatti non erano buone. L'abbiamo dovuto rifare qui in Italia, però adesso il lavoro dovrebbe essere veramente perfetto, la macchina non dovrebbe avere la minima vibrazione di trasmissione, quindi insomma ci stiamo mettendo tutto quello che possiamo per renderla veramente una macchina ineccepibile. Serve un servofreno da Giulia. Quello lo proviamo qua. Ok, il servofreno o prendi te, noi lo piazziamo, la piastra la facciamo noi. A baratuomi ci pensi te? Se ti piace bene, se no... Ogni fine giornata che veniamo qua ci manca sempre un pezzettino che devo riordinare dalla Germania. Saranno 20 spedizioni che faccio per 30 euro, 50 euro, 4.000 euro. Penso che i tedeschi ormai mi prendano in giro da lì, che dicono questo che ordini fa, 20 euro la botta. Non riesce a fare una lista una volta per tutte, evidentemente no. Quindi continuiamo a riordinare un'altra volta dalla Germania l'ennesimo pezzettino che manca. Davidino, prepara la natica, che arriva Zoro! Andiamo a girare un po' verso vedere, poco dopo. Mi ero un po' affezionato a vederla in officina, però sono contento che portiamo a termine l'opera. Aspetta! Dopo averla trovata in mezzo alla terra, averla portata a questo punto, devo dire che siamo stati molto soddisfatti. È stato fatto un ottimo lavoro dal carrozziere e noi per la meccanica abbiamo messo il massimo impegno, soprattutto nella preparazione anche del motore, di cui sono molto fiducioso del risultato finale. Abbiamo caricato la macchina sul carro attrezzi perché va in carrozzeria per il montaggio di tutti i particolari, vetri, guarnizioni. La parte meccanica è tutta completa. Dopodiché si monterà l'impianto di iniezione elettronica per completare questo bellissimo progetto iniziato con Davide. Dopo tutto questo lavoro verrà riportata qui un paio di giorni per le rifiniture e la prova al banco del motore. E poi ci sarà la bellissima prova in pista. Quindi che si fa? Che si fa? Sì, dai, ma io devo andare in ferie però. Ormai sono fuori moda le ferie, chi come ci va più in ferie? È chi va più in ferie? Sono tre anni che ogni anno il mese d'agosto ti presenti con un casatiello di chiste. Puoi metti lavora su una cosa del genere, una meraviglia così. Guarda, te lo perdono queste solo perché sono le tue ferie. Te lo perdono solo perché è bellissimo. Così cerchi poi cioccolato. Sì, infatti mi do una bella pulita però. Qui sotto che mi avete portato da mettere in moto? Vedi un po'. Ah, un motore c'è, è pure bello ignorante. Bello ignorante, mi sa, sì. Qua toccherà fare un bel cablaggio invisibile di quelli che ci sono, che però non si vedono. Però lo vedo un po' sciupato, eh. Sì, un po' sciupato ci sono, è vero. E ti va, fatti sta marenda, va. Vai, vai. Ah, raccolto all'orto il pomodorino. Questi sono di Sorrento, li ho presi stamattina con la circumvesuviana, sono andato. Vai, su. Iniziamo subito a stabilire la giusta gerarchia delle cose. La prima cosa, l'alimentazione. Questa è la mia infanzia. Frenala. Dezeppare la macchina. Inserire la macchina. Scarricamela, Giacomo. Scavalliamo. Ok, vai Giallo, tutta per te. Proprio figa.
molto bella anche sotto. Alternatore, credo vada qui, che c'è già la staffa. La staffa. Qui probabilmente dove c'è la predisposizione per il compressore del clima, che questa non ha, giusto? No, quanto ne sono? Il radiatore arriva. Perfetto, quando arriva me lo fai avere, ne colleghiamo i tubi, così quando va in moto colleghiamo anche la ventola e facciamo anche l'impiantino per la ventola. Perfetto. Tubi tutti nuovi, in realtà è tutto nuovo, cioè non c'è rimasto nulla di... Il proprietario è rimasto vecchio. Il proprietario è rimasto vecchio. Va bene, va bene. Un'altra Mission Impossible. Proveremo a farla cantare forte. Vediamo un po' pure meglio sto motore, dai. Abbassiamolo un po'. Ok, guardiamocela un po' meglio. Qua i iniettori. Un altro po' di sensori li aggiungiamo noi. Però ancora non ci sono pezzi della Delta e della Sierra. Per adesso no. Ma ce li mettiamo noi. Te li metto io, non ti preoccupare. Perché interrompere questa tradizione? Infatti. In teoria manca la vaschetta dell'olio idroguida, che immagino sia di là. La vaschetta dell'acqua, che dovrebbe stare da qualche parte qua. Ho ritrovato la foto del ritrovamento. Sì. E lì dove c'hai la mano sinistra c'è la tanichetta che penso sia lavaggio vetri. Mentre quella dell'acqua motore sta qua. Perfetto. Questa nasceva con lo spinterogeno, che immagino era qui, dove c'è sto foro. Facciamo un tappo di chiusura e lo spinterogeno lo salutiamo, un po' di aggiornamento tecnico. Mettiamo qui una bobina singola con le sue uscite, cavi che scendono direttamente alle candele. Pulito, ordinato ed efficace. Marco Sarro sarà contento perché non credevo, ma abbiamo ritrovato un sacco di pezzi agli interni che credevo di non aver trovato sulla macchina, invece c'erano. Il legno purtroppo sarà un disastro perché era tutto spaccato e chi fa queste lavorazioni sono veramente in pochi, quindi andremo probabilmente a finire da uno specialista, però il resto c'è tutto. Era completa comunque. Sì, sì, era completa. Un po' abbandonata, ma completa. Diciamo, mette una sovralimentazione a protossido dove subito. Dove subito? Eh sì, certo. Marco, stavolta dovrai superare te stesso perché qua c'è un puzzle all'infinito. È una macchina veramente stracolma di pezzi, non so quanti saranno, un miliardo. Sì. C'è di tutto, compresa radio originale. La targa c'è? Sì, la targa. Entrambe. È già una cosa. Ci sono tutte le cromature, tutte le satinature, i fari non sono rotti, agli strumenti perfetti. Gli strumenti ci sono, sì, ok. Frecce, fari. Ah, questo è spaccato, vedi? Non sembrava, invece sì. Ah. Se vediamo di smontarlo, vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Ci proviamo. Magari. Qua vetreria all'americana. Bello. Senza montante centrale. Molto bello. Pesantissimo, sì. Ma affascinante. Sì, molto bello. Qua c'hai una ricca collezione di profili. Alcuni si riconoscono, alcuni non ho idea di dove andassero. C'è scritto in alcuni. Sì, ho visto, c'è qualche indicazione, c'è. Questo avevo paura di non averlo più, invece ce l'abbiamo. Ah, il cassetto. Esatto. Questo è proprio uno dei pezzi più grossi del cruscotto. La cucina c'è. Tutti i meccanismi, tutto c'è. Però è veramente stata abbandonata male. Sì. Questo è un altro pezzo che ricomprare nuovo costa un patrimonio. Ce l'abbiamo, leggerissimo. Ha soltanto questa botta qui. Sì, ma ribattuta un pochettino, va pulita, lucidata. Anche qua le plastiche sono integre. Esatto. E dobbiamo totalmente riprendere. Sì. La stufa interna. Frecce, ci sono serrature. Una serie infinita di pezzi. Sì. Cofano. Sì. Questo è un problema. Del legno da capire un attimino come affrontarlo. Questo è un problema. Datato però, eh? Sì, 72. Sì. Questo è bello. Questo è bello, infatti non l'ho buttato. Cassetta degli attrezzi originali. Ecco. Gli attrezzi ce li avrei anche, ma sono tutti totalmente arrugginiti. C'è tutto, però sì. È tutto sporco, è tutto rovinato. Per fortuna poche cose sono rotte. C'è lavoro da fare, però già che abbiamo tutti quanti i pezzi, pian piano vediamo di ricomporre il tutto. Sì. Buongiorno. Oh, Davide. Eccolo. Che c'è portato di buono? Il mega radiatorone. Cazzo, quanto è grande. Eh sì, motore grande, radiatore grande. Opla. Filiamo. Ah, però, anche già completo di ventola, bello. Yes. Così ci facciamo anche l'impiantino per farla funzionare, sta ventola. Si chiama Il Radiatorista, anche vicino di casa perché sta a Rieti.
Bene. Ed eccoci qua. Diciamo che dall'ultima volta che l'hai vista ti sembra non sia cambiato molto. In realtà abbiamo lavorato molto di intelletto e ho posizionato e preparato tutto quello che serve per fare questa trasformazione ad iniezione elettronica. Quindi adesso ci mettiamo pian pianino e vediamo se tutti i componenti che ho preparato funzionano. Io ci credo veramente poco che sta macchina prima o poi funzionerà, che sono talmente tanti anni che non me lo immagino che possa mai funzionare. Cioè, sono abituato a vederla che non funziona. Quindi adesso ci servi tu. Ma quindi tu stai dicendo che non credi che io ti metto in moto sta macchina? No, secondo me no. No, perché l'ultima volta sai com'è andata a finire, no? Non lo so. Dai, proviamoci. Dunque, Davide, qui ho iniziato a preparare quelli che sono i componenti basilari di questa trasformazione. Questa era la puleggia originale della macchina. Ho disegnato questa ruota fonica, questa è la prova che ho fatto col 3D, che ho poi bullonato qui dietro, sulla puleggia sua, per far leggere il sensore di G. Questa è la staffa che ho disegnato, te l'ho fatta anche zincare e tropicalizzare, quindi non si dovrebbe arrugginire, problemi. Il nostro classico sensore di giri dell'F50, in realtà è lo stesso dell'A.GT, ma noi diciamo F50, che è più figo. Molto più figo. Dall'Inghilterra ci è arrivata la centralina, ultima release col case in plastica più leggero, più carino. E questa è una delle due bobine dell'F50, fa sempre figotille. Avremo solo 6 cilindri invece di 12, che peccato. E per evitare di trapanarti il laterale del vano motore, ho realizzato questa slitta che praticamente replica la slitta che lì tiene in sede l'airbox, la cassa filtro originale, e ci dovrebbe entrare dentro e agganciarsi per bene. E grazie a un amico, scavando in un magazzino ricambi, ho trovato 6 cavi Bosch Silicon Power con ancora il morsettino del topo vicino e la muffetta sugli adesivi. C'è paura che si sgretolino in 1000 pezzi. No, sono un po' ossidati, ma dovrebbero ancora fare il loro, vedi, tutte le macchiette della muffa, vedi? No, veramente. La risicchiatina dei topi. Più vintage di così, non si... quasi un peccato veramente montarli. Queste, mo ci mettiamo pian pianino e mettiamo tutti i pezzi sul motore e vediamo se almeno inizia a girare. Dai. Ok, dovrebbe essere... Santa Silvia, Santa Silvia! Sensore quasi come sull'F50. Quasi come sull'F50. Non so a voi, ma a me piace. Qui sotto ho già predisposto la sonda lambda, una wide band per la carburazione. Sono stato costretto a sverginare lo scarico di Super Sprint, però abbiamo fatto una saldatura leggera, una cosa proprio poco invasiva. Adesso mettiamo anche il sensore per la temperatura dell'acqua, che lo andremo a utilizzare sia per la centralina di iniezione, e pilotiamo anche la ventola sul radiatore nuovo che hai portato. Posso metterla io questa qua? La devi mettere tu. Dagli una bella botta. In casa. In casa, vai. Che stile. Adesso cosa fai? Tu salti un attimo in macchina, sì, che vediamo dove mettere la centralina per capire la lunghezza del cablaggio, e strapaniamo anche un attimo un po' quel foro lì, che lo allarghiamo leggermente un po'. Ok. Da dove cazzo entro? Vai, olio cuore. È una parola. Ah, su, che sei atletico. Ok. C'è uno spazio piano che ci va preciso di così. Sì. Poggiacela un attimo. Ok, è proprio il posto su. Sì. Perfetto. Vabbè. L'unica cosa, dobbiamo allargare un attimo quel passaggio cavi. Ok. Non sarò mai salito dentro. Beh, contento. Fra poco ti faccio un giro. Tutta copa. E voilà, guarda qua, che bel forellino, non è tagliente, smussato, e poi ti do adesso un bel pezzo di BMW 3000 CS originale da conservare, così puoi dire che c'hai tutti i pezzi originali. Molte grazie. Allora dai, io adesso uso questo cavo giusto per prendere la lunghezza, così sembra che viene comodo. Sì, così sarà abbastanza. Ci metto un segno, giusto qua, lo mandiamo alla bobina. Qui abbiamo la sonda lambda, questo qua lo facciamo passare sotto qua e deve arrivare alla batteria, quindi tira. Va tagliato però? Sì,
Non taglia pure a me. Dove te lo do taglia? Qua, sicuro? No. Ah! Ecco qua. E lo facciamo riapparire là vicino alla batteria. Oddio, questo coso. Ah. Ecco qua. Questo è il percorso che deve fare. Ok. Possiamo sfilare e cominciamo a imbastire il cablaggio. Fissiamo il paziente. Adesso andiamo a stendere il manichino che abbiamo preparato in modo da avere un'idea delle lunghezze e della posizione delle varie prese lungo il cablaggio. Io mi sono già preparato uno schemino con i collegamenti. Dammi una mano. Pin 24, ecco qua. Poi deve esserci un bianco. Iniziamo a posizionare questi qua. Poi per le bobine abbiamo scelto il colore viola, rosso per l'alimentazione. Dunque qui un arancione, un altro rosa, blu golf, mi raccomando. Un po' di segnali li abbiamo già messi. Iniziamo a legare qualcosa così abbiamo una specie di imbastitura. Prendiamo un po' di cavi di sezione più grossa per l'alimentazione delle masse. Fare una cosa in stile con l'epoca, usiamo questo bel nastro telato. Chiaro. Essendo una macchina vintage, ha più senso il nastro telato che mettere la guaina, quella lì liscia di plastica, insomma. Wow. Che cosa sensuale. Piano piano prende forma. Ok, mettiamo le prese. Ah, sì. Tutto sto casino quando ha fatto due sgommate in pista, ti rendi conto? Malattia mentale, non c'è altra spiegazione. Capito. E voilà, mo funzionerà. O fa una botta. Voilà, via! Incredibile, ma vero, il cablaggio accablato. Sensore giri, tac. Bobina, tac. Sonda lambda, tac. Muchas gracias. Questo. Yes. Poi abbiamo questo. Tu vieni qua e tu vieni qua. Come ti pare? Bello. Ah, ma presi a balla. Una batteria buona ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo. È precisa. Oh, precisa. Oh, perfetto. Precisa. Vediamo di resuscitarla. Questa ci fa da spia dell'olio. Adesso tramite il trasto NCP. Cos'è? Gas Capart. Fai girare un po' il motore finché non si spegne la spia dell'olio. Ecco qua, è giunto il momento di scartocciare i fili candela, vai. Mi dispiace un po'. Oh, fossili. La bobina, ogni coppia di uscita, fa due cilindri. Secondo la sequenza di accensione, 1, 5, 3, 6, 2, 4. Quindi farà 1, 5, 3, 6, 2, 4. Andiamo a posizionare i cavi, cercando di trovare una combinazione che, insomma, calzano bene. Questo sarà il nostro quadro di accensione. Vediamo se si accende o se fa boom. Non ha fatto boom. La prima cosa, verifichiamo che sia configurata correttamente la sequenza di accensione centralina e quindi che effettivamente questa uscita corrisponda al cilindro 1. Quindi adesso vado a far scoccare un attimo la scintilla. Tu metti il dito e vedi se prendi la corrente. Se prendi la corrente, l'uscita è giusta. La prendi la corrente? Metti il dito. Non ci sono più gli eroi di una volta.
Dicelo tu. No, io stavo facendo il computer. Ok, ora andiamo a vedere se c'è la lettura della ruota fonica, se riconosce correttamente il segnale giri. E quindi ho bisogno che tu, quando te le do io, mi premi il tasto gas che parte. Vai, fallo girare. Stop! Perfetto, il sensore giri legge perfettamente. Se ci fosse il serbatoio con la pompa e tutto, dovrebbe partire. Dov'è la benzina alla spina? Al solito posto. Allestiamo un attimo al volo un impianto di alimentazione per la benzina. Il nettare degli dèi. Sembri molto Hannibal Lecter questa cosa. Ovviamente don't try this at home. Solo è Tom di Silvio. Mi piace questo sostegno. Un po' precario ma funzionale. Sei? Ci sono 2 anni d'attesa, anzi 2 anni e mezzo. Io ti do il quadro. Vado. Vai. Così. Cioccolata. Piscia olio. Vedo del prezioso Royal Purple sprecato. Esatto. Da dove è la domanda? C'è stato un attimo di panico perché appena messo in moto la macchina iniziava a pisciare olio dal filtro. Abbiamo verificato con l'endoscopio. C'era la basetta del portafiltro che perdeva, l'abbiamo smontata e il problema era la guarnizione che non era uguale alla sagoma della basetta. Probabilmente con questi motori così datati, a volte anche i ricambi sbagliano qualcosa. L'abbiamo fatto con un po' di carta di guarnizione che mi avanzava da quando le facevo per la Uno Turbo. Non faceva una guarnizione tipo da 10-15 anni, ma insomma è venuta benino. E è andato tutto bene. Sono gommasti in lineazione elettronica. Punto. Siamo tutti abbastanza stanchi, giornata impegnativa, ma non stanchi abbastanza da non festeggiare l'accensione di questa BMW dopo tanto tempo, che Davide ci teneva tanto, e quindi la festeggia un po' quando è di mano, a giorno sapere. Questo qua è il famoso pennolo del Vesuvio, con il pizzo. Il pizza. Questo è un salame che arriva da un amico che sta a Noale, Venezia. Me l'ha mandato insieme a questo involucro in inox e ci andiamo a tagliare la fetta esattamente a 30 gradi, come vuole la tradizione, diciamo. E questa è una bistecca di salame. Vai! Assoluto! Assolutamente! Colà! Cazzo, sei buono! È come quello che mi faceva nonno. Esatto. Questo si chiama Bacio Napoli. Ah, ah. Guarda il movimento, guarda. Cassette Experience. Siamo? Estreme in condizioni estreme.
conoscenza siamo un pochino chiusi. Vai sempre, vai ancora. Oh! Che duro. Sulla sua destra troverà volante penzoloni, il quadro portatile, lo accenda. Il LED giallo indica che funziona e poi preme il tasto NCP, famoso occhio al cambio. Tutti comfort. Siamo quasi arrivati a finire questo importante progetto, partito 2 anni fa. La difficoltà di questo progetto sicuramente è dovuta dal fatto che la macchina è una macchina sì d'epoca, ma complessa, quindi rispetto alla classica 500 ha centinaia di pezzi, di componenti che ci hanno messo a dura prova, ma a noi piacciono le sfide e soprattutto vincere le sfide. Ci siamo occupati come sempre degli interni, rifacimento totale, ma anche il rimontaggio di tanti componenti che garantiranno a Davide di poter sfrecciare sull'autostrada senza perdere nessun pezzo. Alle mie spalle state già intravedendo la macchina, quasi ultimata, perché sottoporremo la vettura a un detailing completo, quindi sarà oltre che performante anche bellissima. È il lato guida. Ok. Adesso sì. Un'altra cosa. Davide, questo qua è il volante che tu credevi spacciato. Ed era spacciato, bellissimo. Questo l'abbiamo lucidato. Questo è il suo? Sì, sì. Quello che ci ha portato insieme a tutto il resto. È assurdo. Sembra comprato nuovo. Allora Davide, ti voglio far vedere un pochettino le protezioni che di solito utilizziamo sulle nostre lavorazioni. Una volta c'era la vecchia cera di Carnauba che dava lucentezza e protezione alle auto. L'evoluzione di questa cera è il sigillante e il coating nanotecnologico, quindi la massima espressione di protezione, pulizia, idrorepellenza, facilità di manutenzione dell'auto. L'evoluzione del nanotecnologico è la pellicola PPF, una vera e propria barriera sull'auto, quindi sia per chi come te va in pista, quindi i sassolini o qualsiasi cosa viene proiettata sull'auto, questa barriera impedisce lo scalfirsi della superficie. Mm-hmm. Un'altra bellissima funzione di questa pellicola è l'autorigenerazione. Quindi per chi è un pochettino più disattento durante le manutenzioni, lavaggi e quant'altro, o proprio durante l'utilizzo improprio di alcuni attrezzi, nessuno penso utilizzi una spazzola di rame, però mettiamo caso che qualcuno lo faccia, vedi? Bello. Graffiamo la superficie, simulando che una volta fatto il danno metti la macchina a sole, pian piano con il calore vedremo che in pochi secondi questi graffi inizieranno a sparire. La stessa pellicola, per chi va molto in autostrada, per chi come te va in pista, di solito cosa accade? Che tutti i proiettili che arrivano sulla carrozzeria creano dei danni. Quindi noi li simuliamo su una macchina non trattata a lungo andare, avrai questo tipo di danni,
quindi devi riverniciare. Stai descrivendo tutti i danni che io ho sulle mie macchine. Precisi proprio. Allora, sulla parte trattata, simulando lo stesso tragitto in auto. Quindi c'è la soluzione per fare le tue acrobazie con le auto e mantenere le auto però per bene, pulite e sistemate. Per bene. Per bene. Come Marco San raccomanda. Esatto. Ah, questa è una stregoneria bella e buona. Hai visto? Quindi non hai più scuse, devi puoi fare l'uno e l'altro. Ti aiuto io comunque a tenere in ordine le macchine. Ispezioniamo il veicolo per vedere un attimino le condizioni della superficie. In questo caso abbiamo una macchina riverniciata, quindi faremo un processo di finitura. Quindi spegniamo la torcia, accendiamo il faretto, dove la luce, colpendo la superficie, mi mette in risalto i lievi difetti della verniciatura, o meglio del trasparente. Adesso faremo un passaggio di finitura per esaltare ancora di più il gloss di questa bellissima vernice. Riflette sulla carrozzeria questi micro difetti o swirl. Qui sono presenti dove la carrozzeria non è stata trattata, qui dove abbiamo fatto il passaggio di finitura sono completamente spariti. Sono 600 km per Catania. Abbiamo il serbatoio pieno, mezzo cartone di mozzarella e tutti quanti gli occhiali da sole. Andiamo. E lei Davide Cironi? Sì, signore. Abbiamo ricevuto istruzioni di consegnare qui, in questa data, in questo luogo, una vettura per conto del Pollaio. Non potevo non portarla su un'autostrada. La regina delle autobahn tedesche, BMW 3000 CSI, questo è il suo habitat naturale. È un po' più a sud di dove è nata. Siamo in una delle isole più belle al mondo, siamo in Sicilia. E questa autostrada, chiusa al traffico, non è mai stata percorsa da nessuno. Io sono il primo che ci mette le ruote dentro. Il tratto Ispica-Modica non è ancora stato consegnato al pubblico, tra pochissimi giorni verrà aperta. A mia memoria soltanto il grande Carlo Verdone, girando bianco, rosso e verdone, aveva percorso un'autostrada così prima della consegna al pubblico. Sono quasi 12 chilometri completamente deserti e vergini. Devo confessare che la macchina non è finita, non abbiamo fatto in tempo, nonostante fossero già 2 anni e mezzo che ci lavoriamo. È stato un vero miracolo renderla marciante entro oggi, prima che consegnassero l'autostrada. E il vero miracolo l'ha fatto Silvio, insieme poi lato estetico a Marco Sarro, per rendere la macchina marciante e sicura per affrontare questa prova finale. Senza il loro aiuto sarebbe stato veramente impossibile, stavolta non ce l'avremmo fatta. Quindi grazie Marco e Silvio. Stavolta il rodaggio è stato veramente molto breve e anche i freni sono talmente nuovi che li sto rodando oggi,
praticamente, quindi sapendo che non avrei avuto grosse frenate di emergenza né tantomeno staccate, ci siamo potuti permettere per una volta di rodare i freni l'ultimo giorno, quindi li sto sentendo adesso e complessivamente la macchina è molto molto educata, tranne per il motore che è invece tutt'altro che educato. Senti l'aspirazione! Il suono dell'aspirazione e dello scarico super sprint sono meravigliosi, è tutto quello che una 3000 CSI deve essere. La corsa dell'acceleratore è lunghissima, è davvero una macchina da guerra in autostrada che all'epoca aveva pochissimi rivali. Considerate una macchina 4 marce, quindi marce lunghissime, un generale comfort di guida al quale si sono attenuti anche gli scalenghe per fare un assetto sportivo ma comunque confortevole, come si addice a una macchina di questo tipo da signori con velleità sportive. Ah, un grandissimo fiato. C'è anche una galleria. Mi sento anche un po' con l'autotore BMW degli anni 70 che andavano con la macchina ancora da completare, ancora da collaudare appunto, in autostrada a fare chilometri e chilometri e trovare tutto quello che non andava. Dobbiamo fare un sacco di migliorie perché tantissimi componenti della macchina sono ancora da rivedere, ma nel complesso è scesa dal ponte veramente bene. E la mappatura di Silvio ovviamente la rende molto più setosa nell'erogazione. È stata la ciliegina sulla torta. Wow, che allungo! Uno dei suoi più grandi difetti era non meccanico ma di carrozzeria, la macchina arrugginiva velocemente e la nostra non faceva eccezione, era davvero un pezzo di ruggine e vederla adesso così bella come nuova è sempre una grandissima soddisfazione. Ecco, qui siamo arrivati alla fine dell'autostrada, ci rigiriamo qui e ovviamente possiamo andare anche contromano. Questa è l'ennesima esperienza unica che mi è capitato di vivere e non mi era mai successa una cosa del genere prima d'ora. E dobbiamo ringraziare Cosedil e Cass per averlo reso follemente possibile. Che meraviglia! Commendatore. Gasolosa ferma. Allora? Pure questa, bella novità. Ce l'abbiamo fatta. Pure questa è andata. Bella novità. Un'altra cosa mai provata prima. Tosta, eh? Non all'ultimo minuto. No, per niente, no. Dobbiamo andare in onda domani. Domani, dopo domani, dai. Ma stavolta non ci speravo per niente, avete fatto un miracolo. Ce l'abbiamo messa tutta, ce l'abbiamo messa tutta. Non si poteva perdere l'occasione, stavolta era troppo, troppo bello. Ma d'altronde ne eravamo in missione per conto del pollaio. Va bene. Il fatto di avere l'autostrada vuota per noi, anche se la macchina c'era ancora qualcosa da fare, abbiamo dovuto per forza provare questa cosa qui oggi. Ma ritorneremo, eh? Torneremo, ci sono tanti cavalli da tirare fuori ancora, poverina ancora il rodaggio. La prima frenata l'ho data oggi, come ben sapete, quindi insomma, meno male che avevamo poche curve da fare, quindi poche staccate. Buona la prima, ottimo debutto. Buona la prima, c'ha una voce meravigliosa. Bella e bella da morire. È bella. Poi con sto tramonto, con sta luce, sto colore. La regina dell'autostrada, giustamente. Andava battezzata in autostrada. Sì. Davide, lo sai, tu quando ci chiami, noi in qualche modo risolviamo tutte le criticità. E San Gennaro ci ha fatto un altro miracolo.